qua commentavamo con Mario Moretti che effettivamente quando si parla di marchio, io ho parlato di, scusate se ripeto, di difetto, che è un argomento gradevole, ma solo per dire che ti ricorda Caracciatore, perché effettivamente quando si parla di marchio mi ha sempre in mente che spunta un fiore in bocca, non ho mai usato la pena piena di denti e tutte quelle altre celebri frasi che sono rimaste a distanza di tanti anni. Thank you.
piccolo apporto, bisogna dare l'argomento. E la mia attività attuale, devo dire che ho apprezzato l'istituto, non ne abbiamo ancora parlato, del male collettivo. E anche a questo riguardo, Federico si ispira con grande chiarezza, semplicità, anche con un stile piacevolissimo, in cosa consiste il male collettivo e come la sua sintassi sia applicata a ruolo del soggetto, il soggetto del regista, che il regista non pensava in troppo, ma per concederlo a terzi, quindi un soggetto che non registra il male perché deve svolgere un'attività di produzione di forza, ma perché si assume un ruolo di garanzia per la natura della volontà del regime di questo male collettivo. Sono importanti i marchi collettivi registrati da soggetti pubblici, in particolare quelli registrati o che hanno dato registrati da regioni, perché vogliono svolgere un'attività di politica economica, un'attività che mica ha valore a portare fuori da un contesto di la residenza autoritaria, un'attività meritoria che però incontra, diciamo, delle grosse criticità, delle grosse problemi sul campo delle forze nel momento in cui incrocia la giustizia e la normativa bancaria. Tutti noi ricordiamo che l'articolo 34 e 35 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea vietano espressamente delle restrizioni rispettivamente all'importazione, all'esportazione, tranne i casi di cui era successo l'articolo 36 di restrizioni di ordine di sicurezza pubblica, sanità o comunità. Queste norme vietano anche le misure di effetto equivalente. Cosa sono? Ovviamente l'interpretazione delle norme comunitarie che tutti sanno aspetto della Corte europea, la quale già con la sentenza d'asso del 74 chiarisce che bisogna di effetto equivalente si deve intendere qualsiasi normativa commerciale che in atto o in potenza, direttamente o indirettamente, ostacoli in qualche modo la circolazione della legge, un concetto al massimo che poi è stato parlato sui marchi di origine degli enti territoriali con sentenza del 2002 e del 2003 della Commissione, ovviamente contro la Germania e contro la Francia. E accanto quindi anche per l'Italia che contro iniziative di marchi collettivi delle regioni Abruzzo e Sicilia si è arrivata al prossimo procedimento di infrazione. La cosa poi si comporta sul piano delle fonti quando le regioni introdurre, proporre dei marchi di origine e sottintesi di qualità legati all'origine territoriale con l'origine regionale. Partiamo dal caso di una legge delle Marche che avete introdotto un marchio di origine Romea, Marche Eccellenza Artigiana. A questa scuola quindi promozione economica di attività di agricoltura del settore. Che succede? Il Presidente del Consiglio dei Ministri impugna la legge regionale in relazione all'articolo 117 primo comma che impone al legislatore nazionale e regionale di osservare i vincoli comunitari. La normativa comunitaria, così come interpretata dalla Corte di Giustizia, funziona come norma interposta, fa scattare la relazione all'articolo 117 e si la vicenda di una valore di costituzionalità della legge regionale. La stessa sorte tocca a una legge del Lazio, che aveva istituito un marchio appunto in Lazio, una sentenza 46 del 2013 che fa seguito alla sentenza precedente. Anche in questo caso di carica costituzionalità della legge regionale.
E da ultimo, un esame della Corte, una legge della Regione Lombardia che ha creato la legge di Lombardia, la legge del 2014, ma permette di Lombardia che la legge dopo la comunicazione del Presidente del Consiglio sia affrettata a modificare spontaneamente in senso satisfattivo per le censure. Quindi c'è questa grossa criticità, una funzione di promozione, di sviluppo economico che potrebbe essere svolta dalla regione attraverso questo strumento del marco collettivo, attraverso ovviamente la concessione a soggetti selezionati che si impegnano a conservare determinato lavoro, che si scontra con la normativa comunitaria da quale parte da presupposto che la garanzia di provenienza apre comunque sempre un sottinteso giudizio di maggior qualità dei prodotti che provengono da quella regione e che quindi hanno un effetto potenzialmente, anche immediatamente, ostativo alla circolazione di prodotti di diversa provenienza. E a questo punto ci fermiamo perché questo è lo stato dell'arte. Però, come sapete, di recente la Corte Costituzionale ha di nuovo valorizzato, sperperato e valorizzato il concetto di controlimiti in una materia complessa di questi controlimiti alla ricezione di consulti internazionali. E forse anche in questo caso la ricezione meccanica di una comunicata, una normativa comunitaria attraverso il diritto dell'articolo 117 potrebbe forse essere esaminata in funzione di qualche controlimite che quindi a valore dell'attività di promozione economica